Ultimo appuntamento per la stagione concertistica del Teatro Sociale di Como. Giovedì 3 maggio alle ore 20:30 l'Orchestra Filarmonica del Conservatorio Verdi, diretta dal maestro Bruno Dalbon, e i giovani allievi di canto dello stesso conservatorio si esibiranno in un galà lirico, eseguendo alcune fra le più belle e celebri romanze d'opera, duetti e pezzi d'insieme di Giuseppe Verdi e di Giacomo Puccini. Gli ascoltatori potranno così gustare i sospiri amorosi di Gilda, rivivere i dolori di Violetta, le lacrime di Fidelia, fino alla notissima esortazione di Calaf, Nessun dorma, da Turandot, l'ultimo incompiuto capolavoro di Puccini. Il maestro Dalbon nella sua carriera ha diretto quasi 40 opere in Italia, Austria, Francia, Irlanda, Spagna, Cina e Giappone, oltre a numerosi concerti, e si è fatto promotore della nascita dell'Università Popolare di Musica di Como. Nonostante la giovane età dei cantanti coinvolti, alcuni di loro si sono distinti in concorsi nazionali e internazionali o sono già protagonisti delle scene teatrali. Un appuntamento questo che rappresenta un'occasione per ascoltare dal vivo un'orchestra giovane che, giunta al termine di un altro anno accademico, attende questo momento per mostrare al pubblico il lavoro svolto. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita alla biglietteria del teatro e online su www.teatrosocialecomo.it.